Ciao, se ancora non mi conosci mi presento. Mi chiamo Bervellieri Fabrizio e sono il fondatore di Vetrine Vetrine. Mi occupo da 34 anni di vetrinistica, visual merchandising e social media marketing. Ho fatto questo video perché ti vorrei spiegare alcuni errori che vedo fare quotidianamente, soprattutto nei negozi che vendono intimo, ma anche abbigliamento in generale. E ovviamente il veicolo più utilizzato tra i social di questo periodo, oltre a Facebook, c'è Instagram. La sostanza non cambia, che sia una piattaforma o l'altra, è la modalità con cui ti stai proponendo. Vedo copie, fotocopie di titolari di negozi di intimo che indossano l'intimo, i costumi mare, e fanno queste dirette dove si palesano i potenziali clienti. Allora, al di là è giusto, corretto farlo o non farlo, ci metto la faccia oppure no, la faccia va sempre messa, però credo che ci siano delle modalità molto più efficaci, ma soprattutto più originali. Quindi non discuto il merito di mostrarsi in intimo durante una diretta all'interno del proprio negozio, il fatto di essere originali. Allora, è chiaro che dopo questo mio video magari vedrò delle fotocopie dei consigli che vi sto dando. Io vi do tre consigli perché vorrei che voi ragionaste su questi tre consigli e magari trovaste una vostra linea editoriale, su una vostra modalità che vada bene alla vostra nicchia di potenziali clienti. Ciò che vedete fare dai competitor, dai colleghi. Non è detto che possa funzionare nel vostro negozio e che piaccia e che attiri l'attenzione delle persone che vi seguono. Allora, molti mi dicono: ah, ma però tu non hai un'idea di quante visualizzazioni faccio. Mi fa molto piacere, ma quante ne potreste fare di più? Finché non provate, non potrete saperlo. Allora, provate a immaginare di creare un set, potrebbe essere anche casa vostra, avete il negozio particolarmente grande e potete mettere un letto vero e proprio, usato, stropicciato, utilizzato, e usate quello come esposizione del prodotto, ad esempio, dove raccontate non indossandolo, ma facendolo vedere, mostrandolo su un letto, magari un intimo particolarmente sexy piuttosto che per un evento importante, quindi non l'intimo quotidiano sportivo. Un'altra opzione potrebbe essere, se volete veramente metterci la faccia, create una rubrica all'interno della vostra linea editoriale dove, ad esempio, un giorno alla settimana vestite con un pigiama, chiaramente che vendete nel vostro negozio, vi infilate magari nello stesso letto che utilizzate per proporre o lo vestite in maniera diversa e presentate un libro. Illustrate un aforisma, raccontate un aspetto tecnico o storico di quando è nata la lingerie da notte, ad esempio, e lo fate mostrando il vostro viso e parte di quello che indossate. Questo potrebbe essere un'altra modalità. Se avete da proporre intimo, tecnico o particolarmente comodo da utilizzare per chi fa sport, ad esempio, meglio di un contesto di una palestra dove, ad esempio, su un gruppo di attrezzi collocati in un angolo della palestra, lo utilizzate per appoggiare, chiaramente messi bene, alcuni capi di quelli che vendete e li andate ad raccontare, ad illustrare, in questa maniera. Potrebbe essere anche una piscina, comunque un ambiente sportivo potrebbe essere un outdoor in questo periodo, bella stagione, sole e quant'altro, perché no? Terza modalità che vi illustro, ad esempio, ricreare una zona lavanderia. Può essere uno stendino, può essere direttamente una catinella con il detersivo piuttosto che parlerete delle accortezze
o della semplicità con cui i capi che andate a vendere, quelli che presentate, perché dovete comunque presentare dei capi, raccontate come fare il bucato di questi capi, ad esempio. Sicuramente una modalità piuttosto originale che forse ancora non l'abbiamo proposta. Potrebbe essere addirittura il cestello di una lavatrice, perché no? Appoggiate sul cestello un completo e raccontatelo senza il bisogno di indossarlo. Cosa fondamentale, non diventate la Vanna Marchi di Instagram. Non serve a nulla tutti i giorni presentare il prodotto indossato, non indossato, nella lavatrice, in palestra o sul letto. Ricordatevi la proporzione aurea dei contenuti. Se volete vendere prodotto attraverso i social, del prodotto ne dovete parlare per il 10%. Un 30% dei vostri contenuti devono raccontare i servizi che offrite e soprattutto gli aspetti tecnici del prodotto, come viene confezionato un reggiseno, cos'è il jersey piuttosto che il cotone macò. Sto buttando degli esempi perché voi mi possiate capire. Il 60% dei contenuti deve essere gossip, devono essere argomenti che intrattengono e fanno divertire, fanno passare piacevolmente il tempo o addirittura danno delle informazioni generali che il nostro pubblico di riferimento ancora non conosce e le viene a trovare all'interno della vostra pagina Instagram. In questa maniera si vende prodotto, è la stessa percentuale che si utilizza all'interno delle vetrine. Non si riempie completamente la vetrina pensando e sperando di vendere prodotto, ma va esposta in vetrina la giusta quantità. Ora chiudo qua questo breve video. Contattatemi se avete bisogno di una consulenza personalizzata solo per voi. La possiamo fare tranquillamente anche a distanza attraverso Zoom o qualsiasi altra piattaforma dove ci possiamo vedere, possiamo mostrare immagini e possiamo insieme capire se la strategia che avete utilizzato fino adesso è efficace o si può migliorare. Sicuramente quello che avete fatto fino ad oggi vi ha portato dei risultati che hanno fatto sì che il vostro negozio sia ancora aperto in questi tempi non semplici. Ma vi posso garantire che anche nella situazione migliore al mondo, una modalità per migliorare ulteriormente la troveremo sicuramente assieme. Vi saluto e vi aspetto sempre qua per i prossimi video.